Ultimamente le domande che circolano più di frequente riguardo a Bitcoin sono due. La prima è: ma quando mi conviene entrare? E la seconda: ma quando mi conviene uscire? Ultimamente, tra l'altro, forse la seconda è ancora più frequente della prima. In ogni caso, scherzi a parte, oggi vi voglio mostrare tre diverse strategie per trovare il punto giusto dove entrare e uscire da Bitcoin al fine di catturare il trend. In particolare, queste tre strategie sono utili se le si combina insieme, come vedremo alla fine del video. Quindi mi raccomando, fate i bravi e guardatelo tutto. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. L'obiettivo di queste tre strategie è andare a estrapolare dai grafici dei segnali progressivi che ci dicano quando iniziare ad entrare in Bitcoin, ad aprire una posizione, e quando iniziare invece a chiudere quella posizione facendo dei take profit, con l'obiettivo di catturare quanto più possibile del trend rialzista che c'è stato nel frattempo. Una delle cose fondamentali da dire prima di andare a vedere come estrapolare questi segnali si basa proprio su quello che vi ho appena detto, ovvero come iniziare a prendere posizione e iniziare a uscire, il che vuol dire niente all-in e all-out. Andare ad aprire una posizione con un unico ingresso, quindi fare appunto all-in, ci espone a dei rischi molto molto alti, ovvero se quel segnale specifico che ci ha triggerato, ci ha detto apri la posizione, entra, è sbagliato, cosa che può sempre accadere perché vi ricordo il mercato è un gioco di probabilità, non esistono certezze. Allora andiamo a realizzare delle perdite decisamente elevate e lo stesso vale nel segnale di uscita. Se noi andiamo a chiudere totalmente una posizione con un unico segnale e poi il mercato continua a crescere, allora ci stiamo perdendo un notevole potenziale profitto. Andando invece a distribuire ingressi e uscite secondo più segnali da fonti diverse, andremo a pesare ogni segnale con un peso per l'appunto dato dalla rilevanza che diamo a quello specifico segnale e quindi andremo a pesare di conseguenza quanto entrare su quel segnale lì. In questo caso, anche se un segnale dovesse dare un errore, avremo limitato notevolmente le perdite e andando a costruire un po' alla volta la posizione in base a quanta probabilità in più il fatto che i segnali siano tutti concordi a dirci di entrare ci danno, allora andremo a ottimizzare quella che è proprio la probabilità di andare a catturare il trend. Questo non vuol dire, perché non è possibile, entrare al minimo e uscire al massimo. Chi vi dice che si può fare è un ciarlatano, proprio per quello che abbiamo detto poco fa. Il mercato è un gioco di probabilità e quindi acquistare al minimo e vendere all'esatto massimo è un doppio colpo di fortuna sfacciata. Abbiamo detto tutto quello che c'è da sapere prima di tuffarci dentro queste tre strategie ed estrapolare i segnali, quindi direi che è il momento di farlo. Seguitemi. La prima strategia si basa unicamente sulla price action. Le altre due, come vedremo, si baseranno su degli indicatori specifici. Che cos'è la price action? In sostanza è l'analisi del prezzo, di Bitcoin. Punto, senza appunto indicatori né medie mobili né niente di particolare, la price action nuda, qualcuno la chiama. In sostanza, noi dobbiamo capire dal grafico se c'è più domanda, più offerta o equilibrio. Questo può sembrare complicato, ma di fatto non lo è, perché ciò che noi dobbiamo andare a vedere sono due cose. La prima, i massimi e i minimi, quindi se sono crescenti, decrescenti o ambigui, quindi più o meno uguali, all'incirca uguali. La seconda cosa è la forza delle candele, quindi quanto sono ampie l'una rispetto all'altra, in particolare quelle verdi rispetto a quelle rosse. Questi due indicatori ci fanno capire se c'è predominanza di domanda o di offerta. I segnali concreti, quindi come li andiamo a ricavare? Allora, detto in maniera semplice, noi fin tanto che vediamo predominanza di domanda sull'offerta, vogliamo rimanere in posizione. Quando iniziamo a vedere che l'offerta inizia a predominare sulla domanda, vogliamo iniziare a uscire un po' alla volta dalla posizione. Per fare questo occorre innanzitutto utilizzare più time frame, ma questa è una cosa che vale anche per le future strategie che vedremo, perché di fatto affiancare diversi time frame, io di solito utilizzo il giornaliero per il breve e il settimanale per il medio-lungo periodo, ci aiuta ad avere più conferme. Quindi noi andremo ad agire sul time frame giornaliero per agire in velocità e andremo ad agire poi sul time frame settimanale per avere le ultime conferme.
Andiamo a vedere come. Allora, supponiamo di essere in posizione, poi vediamo anche per l'ingresso come funziona, ma adesso ci concentriamo sull'uscita, perché il trend è rialzista, quindi massimi e minimi sono tutti crescenti, abbiamo predominanza appunto di domanda fino a prova contraria. Qual è la prima prova per cui l'offerta inizia a prevalere? La risposta è la seguente. Noi abbiamo una di quelle che si chiamano perdite di struttura, inversioni di struttura. Durante i trend rialzisti si creano supporti e si rompono resistenze. Quando accade l'inverso, ovvero vengono rotti dei supporti, inizia ad esserci quella che si chiama inversione di struttura. A seconda del time frame su cui vengono rotti quei supporti, che non sono mai stati rotti, l'inversione di struttura sarà più o meno significativa. Chiaramente se è sul time frame un'ora rischia di essere rumore, 4 ore, anche 30 minuti ancora peggio, succede spessissimo. Ma già su un time frame come il giornaliero o peggio ancora il settimanale è raro vedere delle inversioni di struttura false, ok? Dei falsi movimenti, è più raro o meglio, perché poi esistono sempre e uno dei motivi per cui noi andiamo a poi a cercare le conferme anche sul settimanale è proprio minimizzare la probabilità di falsi segnali e agire un po' alla volta. Quindi su questo esempio noi possiamo andare a vedere sul time frame giornaliero quali sono i supporti, gli ultimi supporti durante questa fase di uptrend. Nello specifico noi avremmo quest'area più o meno, questa zona qua, che si è formata, vedete, da questa fase laterale, quest'ultima fase laterale prima del top, del famoso top dei 20.000, questo è il 2017. Dopodiché, guardate cosa è successo, c'è stata la botta di offerta che ha completamente assorbito l'ultimo movimento rialzista, quindi qua parliamo di ampiezza del movimento rosso maggiore dell'ampiezza del movimento verde, perdita di tutta l'area di supporto e quindi inversione di struttura. Qui abbiamo il primo segnale, vedete, quando questa candela ha chiuso da queste parti noi abbiamo il primo segnale di allerta, inversione di struttura. In questo caso quindi come ci si comporta? Bisogna iniziare a pensare a un piano di uscita parziale, ovvero ci sono diversi metodi. Anche qui si può iniziare a chiudere la posizione da subito e magari andare a posizionare degli ordini di vendita parziali sempre, perché poi andremo a vedere tra poco gli altri segnali che ce lo confermano, più in là nel tempo, quindi ad esempio una piccola vendita ogni giorno per 10 giorni per chiudere in totale il 10% della posizione. Questo è un esempio. Un altro esempio invece è attendere, ipotizzare lo storno rialzista, perché dopo i dump, solitamente i primi dump, c'è sempre una risposta, una controrisposta da parte della domanda che fa il cosiddetto dead cat bounce, ovvero il rimbalzo del gatto morto, viene chiamato così, e quindi andare a posizionare magari degli ordini di vendita che ci chiudono sempre, ipotizzo, il 10% della posizione, un po' alla volta, ovviamente fino ad arrivare non al top ma quasi, perché l'ipotesi è che poi si va a formare un lower high. Il lower high, ovvero un massimo minore del massimo assoluto che abbiamo appena fatto, è la seconda conferma. Quindi in questo caso come facciamo a capire che è un lower high? Allora, innanzitutto vediamo lo storno rialzista, poi vediamo che si forma questo top locale e lo vediamo già da questa candela, perché come vedete è più ampia della precedente, qua c'è il discorso dell'ampiezza relativa rosso-verde, la candela successiva è di follow up di offerta e si mangia anche quest'altra candela verde e quindi abbiamo di nuovo il discorso dell'ampiezza. Come vedete già qui le probabilità di lower high iniziano a diventare abbastanza importanti e quindi con il lower high si può pianificare di andare a chiudere un altro 10-20% della posizione. Insomma, è il nostro secondo segnale. Il terzo segnale ce lo dà di fatto il lower low. Come vedete, dopo il lower high noi abbiamo anche il lower low e quindi qua abbiamo un ulteriore segnale e di nuovo possiamo andare a chiudere parte della posizione oppure iniziare a fare un'altra vendita parziale sull'eventuale storno rialzista che ci sarà. Vi ricordo che se si punta sullo storno rialzista ci si addossa anche un po' il rischio che quello storno non ci sia o che sia minore di quanto presupposto. Ecco, quindi
questi sono i segnali sul time frame giornaliero. Una volta identificati, quindi in parallelo, io dovrei guardare anche quello settimanale, perché mi dà maggiori conferme. Sul giornaliero può succedere che magari andiamo a rompere la struttura, poi facciamo sì lower high, però poi c'è un falso movimento e ripartiamo a rialzo. Quindi innanzitutto ci interessa anche mettere una sorta di stop loss alla nostra posizione, inteso al contrario, ovvero rientrare nella posizione se accade che poi si va a creare un massimo più alto. Quindi ci serve anche, tra l'altro, un exchange che ci permetta di fare ordini un pochino avanzati, e tra poco ve ne faccio vedere uno che ci permette di farlo in euro sul mercato spot. È l'unico che conosco e ve lo mostro a breve. Sul time frame settimanale dobbiamo andare a cercare la conferma. Ad esempio, torniamo sempre su questo movimento. Allora, noi sul giornaliero avevamo visto la perdita della struttura qua, che ovviamente sul settimanale non si vede. Però sul settimanale, guardate, si vede innanzitutto la candela rossa che mangia quella verde, e quindi qua il discorso dell'ampiezza è un altro segnale, e poi si vede il lower high con molta molta chiarezza, ok? Poi abbiamo il lower low qua giù, lo storno rialzista, e quindi altre possibili segnali di uscita. Il difficile che cos'è? Allora, è pesare i segnali nel modo giusto, e qua ovviamente non esiste una regola assoluta. Qualcuno può pesare al 10% la prima rottura della struttura, qualcun altro al 20, qualcun altro al 30, dipende tutto da una domanda. Io preferisco rimanere in Bitcoin e rischiare di realizzare una perdita, ma preferisco darlo, oppure io preferisco andare a incamerare il prima possibile il profitto? Se la risposta è voglio il profitto il prima possibile, allora io vorrò propendere per l'uscire in fiat, in euro o in tether, a seconda poi del controvalore che uso, e quindi darò più peso ai segnali rapidi. Se al contrario io preferisco rimanere in Bitcoin finché proprio non vedo che il trend è bello che esaurito, allora darò più peso ai segnali in ritardo, però consapevole del fatto che andrò a realizzare una potenziale perdita maggiore. Questo è banalmente il metodo basato sulla price action, quindi andare a individuare inversione di struttura, lower high, lower low, differenza tra domanda e offerta in base al size delle candele, quindi comparando le ultime candele e gli ultimi movimenti sul giornaliero e sul settimanale, andando a pesare ognuno di questi segnali un tot in base alla nostra predisposizione a voler rimanere dentro o a fare il profitto, e quindi questo è una suite più che completa di segnali, oserei dire. È sufficiente addirittura questo, volendo, per fare anche un trading di buon livello, anche applicato di più al breve. Qua ovviamente l'abbiamo applicato al cosiddetto swing trading, ovvero catturare i trend. La medesima cosa vale anche per entrare. Adesso ve l'ho mostrato in uscita, ma supponendo che noi ci troviamo in questa zona, che siamo fuori perché il trend si era esaurito, e noi vogliamo iniziare a capire quando può essere utile andare a prendere una posizione, di nuovo partiamo dal giornaliero. Allora, qua mi sballa ogni volta la posizione del grafico, però siamo qua. Partiamo dal giornaliero e vediamo che siamo in una situazione di più o meno lateralità, ok? Massimi e minimi pressoché identici. Poi abbiamo la prima rottura, quindi per la prima volta rompiamo una resistenza importante. Inversione di struttura. Attenzione, qualcuno potrebbe obiettare dicendo anche qua, ad esempio, avevamo una piccola lateralità e qua abbiamo rotto comunque la struttura. È vero, però attenzione, se andiamo a guardare sempre il regime complessivo, andiamo comunque a formare dei lower high. Quindi fin tanto che questo regime non è alterato, non vale. In questo caso, come vedete, gli high erano tutti qua, e questa rottura equivale anche a un higher high, quindi di fatto abbiamo un segnale abbastanza forte di inversione di struttura. Poi qui, come vedete, lo storno, il retest, non c'è mai stato, quindi se uno cercava di posizionare gli entry in base allo storno ribassista, non li avrebbe mai posizionati, e quindi qua viene più utile, cioè si capisce che a volte è più utile andare invece a posizionare gli entry nel tempo anziché nel prezzo, quindi andare a mediare in 5-10 posizioni, una al giorno, l'ingresso per prendere appunto posizione. Dopodiché che cosa abbiamo? Allora, abbiamo una fase laterale abbastanza insulsa, qui abbiamo, attenzione, già un higher high, quindi un'altra rottura di questa fase laterale, e pertanto un ulteriore segnale rialzista.
Poi qua abbiamo un ulteriore forte segnale rialzista dato dall'higher high e quindi qua in sostanza non abbiamo mai i retest, ripeto gli storni, ma abbiamo semplicemente degli higher high intervallati da fasi laterali, spesso accade. Sul time frame settimanale tutto questo come si mostra, quindi come andare ad avere conferma? Allora banalmente la conferma si sovrappone perché abbiamo di nuovo la fase laterale, il breakout molto forte e quindi già questa è una conferma abbastanza importante. La conferma definitiva è la rottura poi di questa zona, quindi una volta ripreso questo livello è una conferma molto forte del fatto che il trend si è iniziato a sviluppare, ok? Quindi questo è un po' il discorso basato sulla price action. L'unico exchange che conosco che permette di andare a inserire ordini avanzati, quindi entry, stop loss e take profit contemporaneamente prima ancora dell'esecuzione dell'entry sul mercato in euro spot, quindi banalmente per chi vuole fare trading tra bitcoin ed euro depositando con bonifico e prelevando quando gli pare, è Bitflyer. Ve lo sto dicendo perché di fatto per fare trading sulla price action è abbastanza fondamentale avere una piattaforma avanzata che permette l'inserimento di questi ordini, in particolare dello stop loss per uscire dalla posizione quando abbiamo sbagliato scenario senza dover essere sempre appunto davanti a il monitor. In particolare questo con gli ordini special, vedete c'è l'IFD OCO che permette di inserire sia l'entry che stop loss e take profit, ve l'ho detto ancora prima che l'entry venga fillato. Ora non vi voglio parlare un'ora di Bitflyer perché l'ho già recensito in passato, se vi interessa vi lascio qua il link e vi lascio anche il mio referral link in descrizione se siete interessati ad utilizzarlo, mi fate un grossissimo piacere e vi ringrazio di cuore. La seconda strategia si basa su segnali completamente diversi, niente più price action ma usiamo degli oscillatori. Come vi dicevo all'inizio, queste strategie si uniscono molto bene tra loro, in particolare sia questa che la terza, come vedremo, si integra molto bene con la price action, perché noi con la price action vediamo già la situazione di domanda e offerta, abbiamo una fotografia ben definita del trend e se adesso andiamo ad aggiungere i segnali dati anche dall'oscillatore in questo caso e dalle medie mobili nel caso numero 3, otteniamo veramente una serie di segnali molto interessanti che ci permettono di frazionare ancora meglio i nostri ingressi e le nostre uscite. In questo caso noi utilizziamo l'RSI ma non per guardare l'ipercomprato e l'ipervenduto, che sono due situazioni che possono anche protrarsi a lungo, quindi non vuol dire che se l'RSI è ipercomprato allora siamo al top, è una cosa che tende a funzionare poco perché ripeto nelle fasi bullish l'RSI rimane ipercomprato molto a lungo e nelle fasi bearish allo stesso modo rimane ipervenduto. La cosa più interessante che funziona meglio sono le cosiddette divergenze, una cosa molto molto semplice, ovvero noi andiamo a vedere di nuovo i minimi e i massimi, cioè anzi in particolare nei trend rialzisti i massimi e nei trend ribassisti i minimi e li andiamo a confrontare con quelli dell'RSI. Guardate ad esempio in questo caso abbiamo questi tre massimi rialzisti, mentre sull'RSI abbiamo tre massimi ribassisti. Questa si chiama divergenza ed è banalmente il segnale che l'RSI mi dà per chiudere la posizione o iniziare a farlo. Poi se il segnale successivo sarà il rientro famigerato dell'RSI in territorio neutro, quindi non più ipercomprato, quello è l'ulteriore segnale poi di chiusura della posizione. Quindi segnale numero uno, divergenza, in realtà divergenza numero 1 qua già, poi abbiamo la divergenza numero 2 e sarebbe un secondo segnale di uscita e poi il terzo segnale sarebbe la perdita della zona di ipercomprato. Molto molto easy, ve l'ho detto. Segnali ulteriori possono essere ottenuti dal comporre questo stesso metodo su diversi time frame, quindi se andiamo sul settimanale ad esempio e andiamo a vedere il medesimo punto, noi possiamo andarci a ritagliare una parte da andare a chiudere di posizione, da andare a chiudere esclusivamente lì.
Come vedete, sul settimanale è un po' più difficile perché tendenzialmente si va a pulire la situazione. Come vedete qua, non avendo neanche tra l'altro i due massimi crescenti, perché lo scorso massimo è qua e l'altro è qua, ovviamente non c'è la condizione di divergenza, quindi in questo caso diventa difficile. Ma quando abbiamo due massimi più ravvicinati, come nel trend attualmente in essere, vedete qui abbiamo un top e qui un potenziale altro top, c'è ancora da vedere perché per definirlo top bisognerebbe perdere da definizione della price action almeno l'ultima candela verde, e vedete abbiamo ovviamente i due top rialzisti e qua abbiamo una potenziale divergenza che si potrebbe strutturare. Quindi in questo caso avremo un segnale anche dall'RSI settimanale, eventualmente da andare a comporre poi con quelli dell'RSI giornaliero. L'ultimo segnale anche in questo caso sarebbe il rientro dell'RSI in territorio neutrale, e quindi su quello giornaliero iniziamo a decostruire la posizione, su quello settimanale terminiamo la decostruzione della posizione. Allo stesso modo possiamo ragionare andando a vedere gli ingressi, ovvero noi andiamo a vedere i nostri minimi, andiamo a vedere se l'RSI mostra delle divergenze in tal senso, e nel caso in cui ci fossero, allora andiamo a costruire la nostra bellissima posizione. In questo caso, guardate, abbiamo il nostro minimo numero 1 con il low dell'RSI, poi abbiamo un lower low della price action, del prezzo, con un higher low dell'RSI, tac, altra divergenza, e via col segnale. Lo stesso poi lo reitero su time frame settimanale e vado a tirar fuori eventualmente ulteriori segnali. Ve l'ho detto, questo forse è il più semplice in assoluto, però di contro si ha che estrapola meno segnali, motivo per cui funziona al top se lo si va a integrare con la price action. La strategia numero 3 è altrettanto semplice della numero 2, se non addirittura di più, e si basa sull'utilizzo delle medie mobili. Tra tutte è quella che forse dà dei segnali un pelino più ritardatari, motivo per cui bisogna stare attenti in particolare in fase di costruzione della propria posizione, altrimenti si rischia di arrivare in ritardo. Quindi un'altra cosa che potrebbe essere utile è andare a combinare ad esempio i segnali di entrata della price action con quelli poi di uscita delle medie mobili, nel caso in cui si voglia una posizione che è molto aggressiva all'ingresso e meno aggressiva più in ritardo all'uscita. Insomma, come vedete si possono combinare in mille modi. In questo caso io utilizzerei tre medie mobili a scelta. Io ho preso 20, 50 e 100, ma in sostanza è una breve ma non troppo, una di medio termine e una di medio-lungo termine, non lungo, medio-lungo. L'obiettivo è andare a vedere, uno, il rapporto, cioè dove si trova il prezzo, le candele, rispetto alle tre medie mobili. Due, dove si trovano le medie mobili l'una rispetto all'altra. Estremamente semplice. Ovvero, segnale numero uno di ingresso se il prezzo scavalca la media mobile più veloce. Segnale numero due di ingresso se la media mobile lenta scavalca quella più veloce. Segnale numero tre di ingresso se la media mobile lenta, la più lenta in assoluto, scavalca quella media. Ok? I classici cross. Poi segnali di uscita al contrario, più veloce quando il prezzo scavalca a ribasso la media mobile veloce, poi quando il prezzo scavalca a ribasso la media mobile lenta, quando il prezzo scavalca a ribasso la media mobile ancora più lenta, e poi i cross ribassisti. È di una banalità impressionante, ma è efficace perché di fatto Bitcoin si sviluppa per adesso con dei trend abbastanza forti e pertanto anche dei segnali abbastanza ritardati come quelli delle medie mobili stanno funzionando. Ve l'ho detto, la morte sua è andare a combinare dei segnali un po' più lenti come quelli dati dalle medie mobili con quelli un po' più veloci come quelli dati dall'RSI e dalla price action. Più varietà di segnali si ha e meglio è. Nessuno ci vieta di utilizzare solo le medie mobili e di dire io ho questi 9 segnali dati dal cross del prezzo sulle tre medie mobili e dal cross di ogni media mobile sull'altra, io vado a dividere la posizione in 9 frazioni e entro ogni volta che c'è un segnale con un tot che andrò a pesare sempre in base al fatto se voglio entrare più aggressivo, uscire più aggressivo, entrare più lento, uscire più lento, e basta, e lo stesso faccio all'uscita. Avrò una posizione abbastanza tendenzialmente in ritardo che rischia, nel caso in cui poi ci fossero dei falsi trend o dei movimenti laterali, di farmi realizzare delle
perdite, ma sarò comunque abbastanza tranquillo che i trend, quelli forti, non me li perdo. Se invece voglio fare un po' più il pro, io vado a combinare, ve l'ho detto, gli ingressi veloci della price action con quelli più lenti delle medie mobili e cerco di giocarmela al meglio. Ovviamente ci sono tante variabili, io spero che nessuno di voi si aspettasse un'esatta cosa da copiare pari pari, perché di fatto lo sapete, non funziona così con l'investimento, bisogna comunque, ognuno deve adattarlo un po' a sé, cioè ci sono sì delle linee guida, io vi ho mostrato tre strategie che sono estremamente concrete, perché vi ho detto come estrapolare i segnali, però poi ognuno deve decidere se vuole pesare di più una cosa o un'altra, quanto pesare una cosa e l'altra e come combinarle. Questo lo lascio a voi, però spero di avervi dato degli spunti interessanti. Mi raccomando, fatemi sapere assolutamente qual è la vostra strategia preferita, se le utilizzate già alcune di esse, se ne utilizzate un'altra, insomma ditemi la vostra opinione nei commenti, che così ci confrontiamo e rispondo a vostre eventuali domande. Vi faccio un carissimo saluto, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima!